Finisce in parità il derby tra Latte Dolce e Torres al termine di una gara combattuta, spigolosa, ricca di colpi di scena ma priva di grossi contenuti tecnici. Il primo tempo è decisamente vivace, con una leggera supremazia di gioco da parte dei ragazzi di Baci. Infatti sono proprio gli ospiti al sesto minuto a farsi pericolosi con un tiro dalla distanza di Varriale. La risposta dei padroni di casa non si fa attendere. Capitan Usai lancia un missile, Torre Pinna, nonostante i 41 anni d'età, dimostra buoni riflessi e riesce a rifugiarsi in angolo. Passa qualche minuto e l'occasione capita sulla testa di Palmas, imbeccato da Mereu su calcio da fermo. La palla sfiora il palo alla sinistra del portiere. Alla mezz'ora è lo spiovente di Badami, che sembra destinato a buona sorte, invece termina sul fondo. 40° di gioco, la grande occasione per i rossoblù per passare in vantaggio. Dentro l'area, Amoscato ha tutto il tempo di prendere la mira e sparare a botta sicura. Garau riesce miracolosamente a salvarsi in angolo. Gol fallito, gol subito. Ravot, esterno basso dei biancocelesti, riesce a farsi largo sulla destra e penetrare dentro l'area. Il suo tiro viene smanacciato da Torre Pinna, la palla rimane a pochi metri dalla porta e per Andrea Usai è un gioco appoggiarla in rete. Latte Dolce in vantaggio. Nella ripresa Usai fa un bel lavoro sulla destra e serve al centro per Scognamillo, ma è ancora Torre Pinna che respinge di par suo. La difesa dei biancocelesti si distrae in un paio di occasioni e al 59° arriva il pareggio dalla Torres. Sull'ottima verticalizzazione del Leo entrato Solina si fionda Mucilli, che con un tocco di destro supera Garau in uscita. La risposta dei latedolcini è micidiale. Dopo un minuto Usai scalda le mani a Pinna con una rasoiata. Al 64° Matteo Bisogno atterra dentro l'area Usai. L'arbitro assegna il calcio di rigore e cartellino giallo per il numero 10 dalla Torres. Dal dischetto il capitano del Latte Dolce spiazza Pinna e porta in vantaggio la sua squadra. La Torre subito dopo rimane in 10 per l'espulsione di Bisogno per doppia ammonizione e la partita sembra conclusa, ma a tempo ormai scaduto arriva il pareggio. Punizione per il rosso-blu sulla propria tre quarti, della quale si incarica Torre Pinna. Entrambe le squadre dentro l'area su tutti, salta Chessa che con una spizzata gonfia la propria rete e regala un punto insperato alla Torres. Il Latte Dolce archivia la gara con rammarico, mentre per Guglielmo Baci, tecnico dei Torresini, nel caso ce ne fosse bisogno, la conferma che con questa squadra il destino sembra già segnato.